si fa la terapia breve centrata sulla soluzione? Facile! Ma prima di spiegare il metodo, spieghiamone le ragioni. La terapia breve centrata sulla soluzione è un metodo essenzialmente dialogico. Significa che è fortemente centrato sul dialogo. Significa che sostiene che il cambiamento avviene principalmente grazie al dialogo in seduta. Che non vuol dire che il dialogo in seduta fa cambiare la persona in seduta. Potrebbe, certo, ma è più corretto dire che il dialogo in seduta aiuta la persona a cambiare fuori dalla seduta. Però non lo fa a svelando l'inconscio, come per esempio nella psicoanalisi, o agendo su costrutti teorici come schemi, modelli operativi interni o credenze disfunzionali, come fa ad esempio la terapia cognitivo-comportamentale. Lo fa essenzialmente aiutando la persona a definire una nuova realtà attraverso un preciso processo linguistico. Quale? Quel processo che la porta a descrivere la realtà senza il problema. Cioè, è stato visto che portare le persone a parlare della propria vita senza il problema le porterà a risolvere il problema. Cioè, Sid Schaeser non amava teorizzare troppo sulla terapia breve centrata sulla soluzione, cioè non andò mai a creare una grande teoria del funzionamento della TBCS. Questo perché figlio del postmodernismo e del poststrutturalismo, pensava che le teorie sono soltanto degli strumenti concettuali. Uno strumento, cioè qualcosa che ti deve essere utile per un fine. E se crei una grande teoria che cerca di dare una spiegazione di tutto o una grande spiegazione complessiva di quello che avviene, prima o poi ti troverai per forza di fronte alle sue zone d'ombra, ai suoi vicoli ciechi dove non può arrivare la teoria stessa. Quindi cosa fece Steve DeShazer? Fece l'osservatore. Osservò che quando si utilizza quel preciso processo linguistico, le persone tendevano a stare meglio e quindi lo operazionalizzò, cioè andò a mostrare, identificare ed elencare quali erano i passi da seguire. Badate bene, Steve DeShazer era una grande mente e i suoi libri, in particolare gli ultimi, sono fortemente intrisi di filosofia e di spiegazioni di come funzionasse il suo modello anche a un livello più profondo. DeShazer studiò nel dettaglio Wittgenstein e altri autori come Derrida, Foucault o Lacan persino, per portare nella terapia breve quella svolta linguistica che da alcuni decenni stava attraversando tutta la filosofia. E questi che sentite nel sottofondo sono i miei gatti. Questo giusto per dire che il metodo non è campato in aria. Ma soprattutto, visto che di Dio ci fidiamo, ma tutti gli altri devono portarci dei dati, Marino, portaci dei dati, è stato ampiamente documentato dalla ricerca scientifica che la terapia breve centrata sulla soluzione funziona. Non è stato invece trovato ancora un metodo per far smettere i miei gatti di soffiare, inseguirsi e fare casino esattamente nel momento in cui io sto registrando. Lo dimostrano che funziona, la terapia breve centrata sulla soluzione, migliaia di ricerche ormai e una dozzina di meta-analisi. Quindi, come funziona questo approccio di terapia breve con il quale solo tramite l'uso delle domande, quasi solo, riesci ad aiutare le persone a risolvere i loro problemi, anche molto complessi? In attesa del workshop in terapia breve centrata sulla soluzione, che si terrà ad aprile, dove spieghiamo proprio come utilizzare il metodo, o della lettura del nostro libro al riguardo, ti rimando alla prossima settimana, dove con una serie di video ti spiego il modello step by step.